Cosa si aspetta in particolare? Quali dichiarazioni, quale prese di posizione dall'incontro di stasera dei candidati sindaci? Io mi aspetto che tutti i candidati abbiano voglia di incontrare la comunità LGBT foggiana, che vogliano ripartire da una situazione disastrosa che è quella degli scorsi decenni e cominciare a costruire insieme. Noi stasera proporremo a tutti i candidati di sottoscrivere un patto con la nostra associazione come garante, come rappresentante della comunità LGBT locale. Vediamo chi vorrà firmare questo patto. Cosa prevede? Il patto prevede innanzitutto come macro obiettivo quello di creare durante questa amministrazione una città più inclusiva, un modello peraltro europeo già che possiamo vedere in città come Bari, Napoli. Di cosa ha bisogno Foggia per diventare una città inclusiva? Innanzitutto che si possa cominciare ad affrontare i diritti civili come una priorità e farne eventualmente anche una rivendicazione. I diritti di tutti sono la premessa indispensabile per la ripartenza delle nostre città e questo a volte nella nostra comunità è parsa quasi una concessione, non deve andare più così, non va bene. Dunque, qual è il suo pensiero? Cosa crede lei riguardo all'argomento dei diritti LGBTQ+? Allora, noi vogliamo una città progressista e noi siamo un campo largo progressista e tutte le leggi progressiste in materia vengono sempre dall'alveo del centro-sinistra, per cui la risposta è implicita, la nostra è una città di diritti per tutti e per ciascuno. E la città è anche arcobaleno e noi ne siamo fieri e convinti che vadano sostenute tutte le persone che appartengono a questa comunità e vada garantito loro sempre, oltre al diritto, la dignità e la cittadinanza piena e attiva. Dunque, questa sera un incontro che prevede un patto per il rapporto tra il futuro sindaco e la comunità LGBTQ+. Quali sono, ecco, le sue posizioni da questo punto di vista? La mia posizione è chiarissima ed è espressa all'interno del programma con due riferimenti espliciti. Intendiamo aderire alla rete Redi degli enti locali italiani proprio per il contrasto all'omotransfobia. Poi intendiamo istituire un apposito osservatorio presso il Comune per il contrasto contro ogni forma di discriminazione con un espresso riferimento all'omotransfobia. Vogliamo avviare progetti formativi che riguardino il personale comunale e in particolare il personale di Polizia Municipale perché deve poter trattare queste tematiche riguardanti le discriminazioni in maniera veramente ideale, in maniera concreta, pratica e giusta. Vogliamo anche puntare sulle scuole perché tutta Foggia deve essere attenta al rispetto delle persone contro ogni forma di discriminazione con un espresso riferimento all'omotransfobia e poi Foggia deve essere un'aula a cielo aperto. Tutto deve parlare di tolleranza e di lotta contro ogni forma di discriminazione.